servizio. È disponibile una traduzione ovviamente inglese-italiano. Potete selezionare il canale audio e diciamo anche il fatto che in questo webinar sarà possibile porre le domande ai panelist durante il webinar cliccando sull'icona domanda-risposta. Se non avremo tempo di dare tutte le risposte durante il webinar, le faremo comunque successivamente, quindi nei prossimi giorni. Allora, anche quest'anno l'Unione Olio di Palma Sostenibile Italiana partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'ASVIS, organizzando un ciclo di eventi, online saranno tre, per contribuire ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile, condividere e stimolare idee politiche coerenti con l'Agenda 2030 e promuovere un dialogo attivo e costruttivo sulle sfide legate allo sviluppo sostenibile della filiera dell'olio di palma. Il primo webinar, quello di oggi, introduce un tema di particolare attualità, il nuovo regolamento comunitario sulla deforestazione zero, EUDR, e le sue implicazioni per la filiera dell'olio di palma certificato sostenibile. L'argomento verrà poi ripreso anche nei prossimi webinar e faremo poi un ulteriore webinar tra qualche mese quando diciamo, le informazioni saranno ancora più di dettaglio. Saranno illustrati e discussi gli impatti per operatori e organi di controllo e diciamo che potremo anche parlare di soluzioni innovative per conformarsi alle nuove disposizioni, case study e best practice. Avremo inoltre l'opportunità di ascoltare il punto di vista del WWF, che è tra i membri fondatori del Roundtable e Sustainable Palm Oil, l'RSPO. Oggi interverranno quattro esperti, il professor Davide Matteo Pettinella dell'Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, la dottoressa Maria Vincenza Chiriacò, che è ricercatore senior presso il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, la Fondazione CMCC, il dottor Luca Foreste, esperto di sistemi di telerilevamento, e il dottor Nils Wieland, CEO di Satelligence, e infine la dottoressa Eva Lessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia. Partiamo quindi con il professor Pettinella, che insegna l'economia e politica forestale presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova, ed è direttore del dottorato LERH, Land Environment Resource Health. Coordina il tavolo per la predisposizione della strategia forestale nazionale presso il MIPAF ed è past president del Forest Stewardship Italia, il sistema di certificazione della sostenibilità dei prodotti forestali. Ha una lunga esperienza di ricerca in campo internazionale e nazionale sulle tematiche dell'economia e delle politiche di gestione delle risorse forestali. E ha lavorato per conto di numerose istituzioni italiane, l'ENEA, il CENSIS, il FEM, il NOMISMA, e ha partecipato ad attività di studio promosse dal Banco Mondiale, dalla FAO, dalla Commissione del Ministero degli Esteri, Paesi in via di sviluppo ed Economia in transizione. Ha pubblicato più di 500 lavori scientifici. A lei, professore, la parola. Grazie, grazie mille dell'invito e dell'introduzione. Condivido il mio schermo. Eccoci un attimo. Si vede correttamente? Sì. Sì? Perfetto. Come vedete, questa presentazione è stata fatta in collaborazione con alcuni ricercatori che lavorano con me, Nicola Andrighetto, Giovanni Bausano e Mauro Masiero. Ho desiderio di organizzare la mia presentazione in tre punti. Inizierò a ricordare gli obiettivi e il percorso di attuazione di questo nuovo regolamento, accennerò alle modalità di attuazione ad alcune questioni aperte per l'applicazione di questo regolamento e poi inquadrerò questo regolamento in altre iniziative della Commissione europea volte a migliorare le modalità di comunicazione ambientale. I tempi sono ristretti, molte delle slide sono nascoste per chi volesse avere un
analisi, un quadro più preciso dei temi che affronto, le slide sono scaricabili, anche quelle nascoste, da internet. Bene. Guardiamo quali sono gli obiettivi e il percorso di attuazione, ma ovviamente parliamo inizialmente dell'argomento fondamentale che il regolamento cerca di affrontare. L'argomento è quello della deforestazione e del degrado forestale. I dati del recente passato sono abbastanza drammatici e significativi. Una stima ufficiale fatta dalla Commissione europea sulla deforestazione indotta tra il 2005 e il 2018 riporta il dato di 210.000 ettari, il 95% di questi effetti di distruzione collegate alla produzione di 10 beni o prodotti in misura significativa importati anche dall'Unione Europea. E in particolare questi sono nel grafico i prodotti più significativi in termini di impatto di deforestazione e il 75% dell'impatto totale è collegato alla soia, all'olio di palma, ai prodotti legnosi e alla carne bovina. E noi abbiamo fatto in collaborazione col Joint Research Center di ISPRA, della Commissione Europea, una ricerca più di dettaglio sugli impatti in termini di deforestazione dell'importazione di diversi prodotti. Qua avete i dati più recenti anche relativi all'olio di palma. Come vedete c'è un trend abbastanza positivo di riduzione. Adesso, guardando ai quattro principali importatori dell'Unione Europea, siamo a livelli di meno di 1.000 ettari di deforestazione indotta all'anno, con un ruolo che vede l'Italia, che qua è nelle barra verde, significativo, anche se non quello prioritario. Questi flussi di importazione nell'Unione Europea e nei quattro grandi importatori sono collegati a tre grandi categorie di utilizzo finale dei prodotti. Ed è interessante notare che per l'Italia il primo driver del processo di deforestazione non è il settore alimentare, ma è quello dell'energia. 243 ettari, questo è il dato medio nel periodo 2004-2020, il dato è inferiore negli ultimi anni in conseguenza dei processi, dei fenomeni che abbiamo appena visto, riguardano appunto gli impieghi energetici. Ecco, su queste tematiche nasce e si sviluppa l'attenzione della Commissione europea verso un regolamento che tenda a ridurre i processi di deforestazione e di degrado forestale. È interessante ricordare che per sinteticità parliamo di deforestazione, ma l'attenzione è anche al fenomeno molto importante del degrado delle foreste esistenti. Specificatamente l'UDR si pone l'obiettivo di ridurre di 72.000 ettari le superfici forestali degradate o deforestate entro il 2030. Ricordate il dato delle 210.000 ettari che prima vi ho ricordato. E questo comporterebbe anche evidentemente una riduzione delle emissioni di gas di serra, in particolare di CO2 in atmosfera, e un potenziale risparmio annuo, visto che colleghiamo la tonnellata di carbonio emessa anche a un valore unitario, intorno come risparmio ai 3,2 miliardi di euro. Ecco, un punto molto importante, molto critico, molto innovativo di questo regolamento è il fatto che prende in considerazione anche il degrado forestale. E ovviamente il regolamento si è trovato per la prima volta come testo legislativo normativo a livello internazionale a dare una definizione di cos'è il degrado forestale, cosa tutt'altro che facile. E per ora la definizione è abbastanza generica, si parla di cambiamenti strutturali della copertura forestale sotto forma di conversione di foreste primarie o conversione di foreste rinnovate naturalmente. Ecco.
tenete in considerazione che la stragrande maggioranza delle foreste, per esempio in Italia, sono basate su forme di rigenerazione naturale. Nella introduzione del regolamento si afferma che la Commissione europea andrà verso la definizione, tramite studi e indagini ad hoc, di degrado forestale in maniera più analitica, probabilmente anche attraverso sistemi di mappatura. Il processo per cui si è arrivati a questo documento, a questo regolamento, è stato un processo lungo, iniziato nel novembre del 2001 e che si è sostanzialmente ultimato nell'aprile di quest'anno, anche se alcuni passaggi rimangono ancora, soprattutto dal punto di vista delle modalità di implementazione, da chiarire. In questo processo sono stati fatti dei cambiamenti significativi rispetto alla bozza iniziale. Ve ne ricordo due. Il regolamento riguarderà sei prodotti: le carne bovine, la soia, l'olio di palma, il caffè, il cacao e il legno. Nel caso del legno, in effetti, si riprende un regolamento precedente, le UTR, il Timber Regulation, e lo si adatta e cambia in un quadro appunto più ampio. Ma a questi sei prodotti è stata aggiunta nel processo di definizione del regolamento la gomma. E sono state aggiunte anche un'attenzione alle tematiche sociali nella predisposizione dei sistemi di controllo della deforestazione e del degrado. Ci saranno altri passi da fare, un'approvazione formale da parte del Consiglio europeo, e poi ci saranno da rendere operativi aspetti più pratici, più concreti. Entro la fine del 2004 comunque arriveremo all'applicazione del regolamento, soprattutto nel momento in cui gli stati membri avranno messo in atto le iniziative di controllo interno, quindi avranno definito le autorità competenti ai controlli, si sarà definita il ranking dei paesi a rischio e saranno precisati le tipologie di prodotto, che peraltro sono già abbastanza ben definite. Ecco, qua vi ricordo, nell'annesso al regolamento, che cosa si intende per prodotti delle piantagioni da olio di palma. Bene, parlando delle modalità di attuazione delle questioni aperte, ecco, che cosa deve essere garantito e dimostrato con l'applicazione di questo regolamento? Abbiamo detto che bisognerà dimostrare, avere la documentazione di dimostrare che i prodotti semilavorati e finiti che entrano sul mercato dell'Unione Europea sono deforestation free, ivi incluso il forest degradation free. E questo andrà fatto a partire dal 31 dicembre del 2020 come anno di riferimento per dimostrare che i prodotti non sono deforestation free. Bisognerà garantire che la legislazione del paese di produzione è stata rispettata, ma in più bisognerà avere in atto un sistema di dovuta diligenza. Ecco, spiegare un sistema di dovuta diligenza è molto complesso. Ricordiamo comunque i tre pilastri fondamentali di questo sistema. Il primo, la raccolta di informazioni sull'origine del prodotto. E qua il regolamento precisa, e ci sarà una relazione su questo, in questo incontro, bisognerà geolocalizzare l'origine dei prodotti che verranno messi sul mercato europeo. Bisognerà fare, secondo pilastro, una verifica del rischio. Questo andrà fatta in relazione a un ranking dei paesi, di cui parlo fra un attimo. E nel componenti di rischio bisognerà considerare anche aspetti legati alle condizioni sociali, alla presenza di popolazioni indigene che possano vantare diritti di utilizzo delle terreni dove queste sette categorie di prodotti verranno ad essere disponibili. La valutazione del rischio, la verifica del rischio ci porta a una condizione dicotomica: c'è rischio, non c'è rischio. Se c'è rischio,
Ecco qua il terzo pilastro da mettere in atto, la mitigazione del rischio attraverso raccolta di informazioni e dati aggiuntivi, attraverso audit, certificazioni e così via. Ecco. E solo in questo caso, dopo aver quindi messo in atto anche misure dimostrabili, chiaramente verificabili di mitigazione del rischio, il prodotto grezzo semilavorato finito potrà essere introdotto nel mercato dell'Unione Europea. Parlavo di rischio paese, di classificazione di rischio paese, molto importante. Questa verrà definita come livelli di rischiosità da un'iniziativa della Commissione Europea e soltanto per i paesi ad alto rischio verranno richieste documenti specifici a certificazione, a documentazione, a verifica della presenza di un sistema di due diligence. In altri casi il sistema di due diligence sarà semplificato. Bene, concludendo, quali sono le questioni aperte nell'applicazione di questo regolamento? Beh, intanto il regolamento è estremamente ambizioso e ci saranno delle difficoltà di attuazione e monitoraggio del regolamento, soprattutto per quella parte molto importante che riguarda la documentazione che i prodotti non vengono da forme di degrado forestale. Ci saranno dei winners e dei loser. Certamente le grandi imprese, in moltissimi casi, hanno già un sistema di due diligence in atto, partono più avvantaggiate rispetto alle piccole imprese. Evidentemente i paesi che saranno definiti come a più alto rischio saranno in una condizione di maggior difficoltà per mantenere la loro posizione di esportatori verso l'Unione Europea. C'è per questa ragione il pericolo della creazione di un mercato dualistico. I prodotti conformi alle UDR per il mercato dell'Unione Europea, anche per mercati che si stanno organizzando in maniera molto simile, come quello degli Stati Uniti e del Regno Unito, e i prodotti che non hanno alle spalle un sistema di due diligence per gli altri mercati. Ci saranno evidentemente possibilità di applicazioni difformi tra i paesi dell'Unione Europea e questo potrà aprire gate, vie d'entrata facilitate in alcuni paesi rispetto a altri paesi prima che la Commissione Europea riesca a uniformare le regole. E infine bisogna tenere in considerazione il problema della interrelazione in termini di opportunità, ma anche di conflitti con le iniziative già esistenti promosse dalla società civile. Nel caso, per esempio, dell'olio di palma, con la presenza di iniziative volontarie legate alla certificazione di parte terza RSPO. Ecco, qua la Commissione Europea dovrà avere l'attenzione di essere non competitiva, ma complementare a questi sistemi. Dovremmo concludere, grazie. Grazie, sì. Finisco infatti con un accenno alle altre iniziative di rilievo della Commissione Europea. La Commissione Europea ha in atto diverse iniziative che completano e integrano. Tra queste soprattutto due, la Green Claim Initiative e la Corporate Sustainability Reporting Initiative. La Green Claim Initiative è una bozza di direttiva ed è molto importante perché, come vedete dalla slide, fondamentalmente taglierà la possibilità per l'utilizzo di messaggi semplicistici di sostenibilità. Quando queste dichiarazioni di prodotto sostenibile non avranno alle spalle uno standard verificabile da parte terza, non prenderanno in considerazione aspetti significativi di sostenibilità dei prodotti, non utilizzeranno un approccio LCA, bene, queste dichiarazioni non saranno accettabili sul mercato dell'Unione Europea. E questo mi permette di osservare che c'è un processo molto importante di attenzione verso aspetti complessivi di sostenibilità, senza privilegiarne solo alcuni, come potrebbero essere le emissioni di gas di serra. Si va verso un'analisi della global footprint, basata sul ciclo di vita dei prodotti, un ciclo di vita dei prodotti che non riguarda soltanto la produzione, lo scopo 1 aziendale, cioè gli impatti aziendali, ma non soltanto il modalità con cui l'azienda si procura l'energia, ma tutto ciò che sta a monte e a valle dell'azienda.
Ed è per questo che si stanno sviluppando a livello di Commissione europea e di Stati membri forme di documentazione, database molto importanti, come questo francese, Acribalis, che danno indicazioni standard sui diversi indicatori di sostenibilità dei diversi prodotti. Io ho interrogato, per esempio, questo database per quello che riguarda gli oli di origine vegetale e ho trovato questi dati molto interessanti di ranking di impatti, per esempio impatti climatici, da cui risulta che l'olio di palma ovviamente quando è documentato che non sia collegato a deforestazione e degrado forestale è il primo degli oli vegetali in termini di minori impatti, ma tanti altri indicatori sono importanti e significativi. Di fatto, come vedete, si stanno verificando sul mercato due processi paralleli interessanti. Uno che privilegia una comunicazione ambientale basata su criteri prestazionali minimi garantiti, RSPO, FSC per esempio, con approcci abbastanza semplificati e anche facili da comunicare. Un altro tipo di comunicazione basata su un approccio olistico, senza indicatori a base di soglia, ecco, però comunque basata su dati molto robusti. In entrambi i casi, e questa è la mia conclusione, è una conclusione di taglio positivo, andiamo verso una comunicazione ai consumatori e utilizzabile dalle imprese certamente più avanzata, più corretta, dove certi messaggi semplicistici non avranno più spazio. Grazie mille. Grazie mille, professore, per la sua chiarissima esposizione. Affrontiamo adesso un tema che è molto connesso. Abbiamo parlato di geolocalizzazione, e quindi il dottor Luca Foresta, che è esperto di sistemi di telerilevamento Satelligence, ci spiegherà come questo sistema integrato è in grado di facilitare la raccolta e il monitoraggio delle informazioni, anche di tipo amministrativo e legale, quindi utile per preparare la documentazione necessaria a garantire la mancata deforestazione, in particolare per le piccole piantagioni. Grazie. Prego, dottore. Buongiorno, mi sentite? Vedete bene la presentazione, giusto? Per adesso, sì, vediamo bene. Perfetto, grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a presentare oggi in questo webinar la tematica chiaramente della normativa europea. È assolutamente interessante e assolutamente attuale, quindi ci fa piacere contribuire a questa discussione. Mentre preparavo questa presentazione ho pensato in realtà di anche cambiare il titolo in qualcosa di un po' più diretto, un po' più pratico, cioè secondo me è quello che molte aziende si stanno chiedendo al momento, cioè posso vendere o potrò ancora vendere il mio prodotto nel mercato europeo, che poi si divide in due domande simili, cioè il mio prodotto è a zero deforestazione, sì o no, e quali sono le aree a rischio nella mia catena di produzione. E vorrei analizzare queste domande dal punto di vista di due aziende, diciamo, fittizie, che per noi, della nostra azienda, che andrò a introdurre in un paio di slide a breve, si distinguono per un fattore cruciale, e cioè un'azienda 1, diciamo, che è a conoscenza della geolocalizzazione, appunto, delle concessioni governative di terreno dove viene prodotto il bene in questione, per esempio olio di palma, e un'azienda, diciamo, 2, invece non è a conoscenza di queste informazioni in maniera dettagliata, ma magari conosce solamente in maniera un po' più generica la regione o la provincia di provenienza di un certo tipo di prodotti. Due parole su di noi, che siamo Satelligence. Noi ci occupiamo di monitorare la deforestazione, appunto, su scala globale, collegata con vari tipi di beni primari, di beni agricoli, e di varie commodities, tra cui chiaramente anche l'olio di palma. Molte delle commodities di cui ci occupiamo, come vedete anche in questa slide, sono incluse nella nuova normativa europea. Lavoriamo già con tantissimi clienti che lavorano in varie punti, diciamo, delle catene di produzione, cioè tra growers, traders e anche con istituti finanziari come Rabobank, per esempio.
Quindi abbiamo molta esperienza in punti diversi delle varie catene di produzione di queste commodities. Spiegherò un attimo, diciamo, l'approccio che usiamo, ma poi tornerò sul punto di queste due aziende per rispondere in maniera pratica, diciamo, a queste domande che ci siamo posti. L'approccio che utilizziamo a Satelligence è sinergistico. Noi utilizziamo in particolare dati satellitari per poter monitorare e rilevare deforestazione, diciamo, ovunque nel mondo, in particolare poi nella fascia, diciamo, tropicale del pianeta. Ma in realtà, e questa è una cosa fondamentale, incrociamo questi dati con vari altri dati di tipo diverso, tra cui la mappatura delle commodities e altri dati contestuali, che sono in genere spesso amministrativi o legali, o che sono proprio specifici per la catena di produzione di una commodity, di un bene particolare. Per quanto riguarda il monitoraggio della deforestazione, lo facciamo in alta risoluzione spaziale, su una scala geografica globale. E tutto il sistema che abbiamo creato si basa sul computing nel cloud e quindi può essere, diciamo, scaled, se mi permettete un termine inglese, solo si può applicare su aree geografiche appunto molto estese. Processiamo petabyte di dati satellitari, quindi una grande quantità, sia in frequenza radar e banda ottica, ma una cosa fondamentale che vorrei dire è che lo facciamo quasi in tempo reale. Sostanzialmente possiamo aggiornare costantemente il prodotto che offriamo. E questa è un'altra cosa fondamentale su cui mi soffermerò tra poco. Una piccola precisazione, perché ho detto che usiamo dati satellitari in frequenza radar e anche ottica. Questo è il mondo visto, diciamo, dallo spazio usando i dati in banda ottica. Chiaramente ci sono tantissime nuvole. Per questioni proprio scientifiche di circolazione dell'atmosfera, alcune aree del pianeta, tra esse alcune che noi vogliamo monitorare costantemente, sono coperte alle nuvole molto, molto frequentemente durante tutto l'anno e quindi diventa assolutamente fondamentale usare anche dati radar, che sono molto più complessi da interpretare, sono più complicati da processare, ma ci permettono di analizzare e di vedere, diciamo, il terreno non, a prescindere dalle condizioni climatiche e a prescindere anche dal fatto che sia giorno o notte. Qui ci danno un modo di poter vedere il pianeta più o meno ogni giorno dell'anno, sostanzialmente, a seconda di quando il satellite passa su una certa area. A livello proprio, diciamo, geospaziale, un prodotto che offriamo è quello di poter vedere appunto la deforestazione in una certa area del pianeta che interessa a un'azienda di riferimento. Qui faccio vedere una GIF in Riau, Indonesia, circa per un anno, circa di tempo. Ma è anche interessante andare a vedere che non tutto quello che sembra deforestazione lo è necessariamente. E cioè in questo caso in un riquadro si vede la deforestazione, ma in un altro e in una gran parte dello rosso che si vede in questa zona in realtà è semplicemente è un disboscamento in tanti casi assolutamente legale dovuto al ripiantare una certa commodity o in Indonesia magari non succede spesso in America Latina di più, nel cambiare commodity da una all'altra e quindi disboscare una certa area per poi cominciare a produrre qualcos'altro. Chiaramente è essenziale poter differenziare tra questi due fenomeni. Quindi la mappatura delle commodities, la mappatura dei beni agricoli diventa fondamentale, cioè sapere dove viene prodotto olio di palma, sapere dove viene prodotto soia e essere in grado di rilevare sul terreno cosa viene fatto. E questa è una cosa che noi facciamo direttamente in Satelligence, quando è possibile usiamo dati che sono disponibili pubblicamente, ma in tanti casi dobbiamo complementarli con dati che produciamo noi stessi. Questo è un esempio, sempre in Indonesia, di questa mappatura dove si vede in giallo tutte le piantagioni di olio di palma, mentre invece nei diversi tipi di verde si vedono foresta primaria, secondaria e di ricrescita. Bene, un ultimo punto che utilizziamo, ma forse uno dei più importanti, sono le informazioni relative alla catena di produzione. Queste sono specifiche chiaramente per il bene in questione, per l'olio di palma piuttosto che per la soia. E in particolare è anche poi importante andare a incrociare questi dati con questi dati contestuali che ho già
menzionato prima, che in genere sono più amministrativi, magari sono delle aree protette, magari sono delle leggi specifiche nazionali o internazionali da tenere da conto. Bene, quindi nel caso dell'azienda 1, diciamo, che ho menzionato prima, che è a conoscenza della geolocalizzazione precisa dove viene prodotto il bene che deve importare, di cui si rifornisce, in questo caso è relativamente semplice per noi, dati tutti i dati che abbiamo, aiutare questa azienda perché possiamo incrociare questi dati con la deforestazione che noi monitoriamo con i dati satellitari. Però tutta questa complessità viene, diciamo, nascosta per l'azienda, nel senso che all'azienda viene offerta una app di semplice utilizzo dove si trovano tutte queste informazioni sulla propria catena di produzione, sulla propria filiera. E questo diventa direttamente, nel caso non ci sia deforestazione legale in tutta la catena di produzione, questo diventa direttamente un modo di poter dimostrare, diciamo, l'ottemperanza alla nuova legge, della normativa europea. Nel riquadro rosso vedete UDR e poi la data, appunto, del 31 dicembre 2020, perché in questo caso i dati vengono calcolati da quella data lì. Ma si possono scegliere anche altri orizzonti temporali, diciamo, altri dati che sono importanti, in particolare nel settore dell'olio di palma, come l'RSPO e l'NDPA. Se invece, diciamo, la catena di produzione, come mi immagino sarà il caso nella maggior parte delle aziende, non dovesse essere completamente a norma, si può andare a analizzare quali elementi della propria catena di produzione contribuiscono in maniera negativa appunto a non rispettare questa legge. Tramite l'EPS può vedere la percentuale di deforestazione nella propria catena di produzione, ma anche come varia nel tempo, visto che i dati vengono aggiornati sostanzialmente in tempo reale, quando ci sono nuove immagini satellitari, quando ci sono magari delle nuove mappature di una commodity, o se ci sono dei nuovi dati sulla catena di produzione stessa. E si possono vedere anche i link tra deforestazione, fornitori, piuttosto che aree protette, eccetera, eccetera. Quindi questo diventa importante nella seconda parte, diciamo, di questa normativa, e che dice se non si dovesse essere completamente a norma, bisogna avere un piano di mitigazione del rischio. E quindi questo tipo di informazione lo si può usare in quel senso, per sapere le aree a rischio della propria catena di produzione e decidere come cambiare, diciamo, le cose per potersi nel futuro adeguare completamente alla normativa. Bene, nel caso invece di un'azienda che non fosse a conoscenza della geolocalizzazione precisa delle aree, diciamo, di produzione di palma, di soia, eccetera, ci sono altre soluzioni che si possono utilizzare. Ce ne sono almeno due che noi utilizziamo entrambe. Una è utilizzare, diciamo, una modellizzazione scientifica della catena logistica e a trovare delle informazioni al riguardo mediante questa modellizzazione. Ma un approccio che invece vorrei far vedere oggi, che sta diventando anche sempre più discusso per tanti tipi di beni diversi, non solo per l'olio di palma, è l'approccio giuridico. E cioè si va sostanzialmente a monitorare e a quantificare, a rilevare la deforestazione in una certa regione del mondo, in questo caso Indonesia, lo si fa dividendolo per entità amministrative. Possono essere delle municipalità, può essere una nazione intera, possono essere delle regioni, possono essere le municipalità o delle province. E all'interno di questo ente amministrativo si può andare a quantificare la deforestazione in vari termini, o in termini assoluti, oppure in questo caso in maniera relativa alla deforestazione, in questo esempio che sto facendo in questa slide, in maniera relativa alla deforestazione che è avvenuta negli anni precedenti, per vedere anche il trend nel tempo, se cambia o se rimane stabile, magari se c'è un alto livello di deforestazione che rimane costante a un livello alto, o se invece c'è una decrescita magari nel tempo. Bene, quindi monitorare, diciamo, questa legge chiaramente porta delle sfide, soprattutto per le aziende, e faccio anche a quello che ha detto il professor Pinella prima, sulle aziende magari più piccole in particolare.
porta delle sfide non indifferenti, chiaramente. Però è possibile monitorare sostanzialmente in tempo reale dati importanti riguardanti la propria catena di produzione, ma allo stesso tempo un'azienda può non perdersi, diciamo, nei dettagli di questa complessità. È possibile, tramite i dati che noi utilizziamo, ridurre questa complessità a una semplice dichiarazione di tracciabilità e a una semplice dichiarazione di conformità nella nuova norma, o altrimenti ottenere le informazioni che ci possono portare, ci mettono sulla strada giusta per arrivare a quella dichiarazione di conformità. E con questo concludo e vi ringrazio molto ancora dell'occasione di poter discutere questo tema con voi. Grazie mille. Per il discorso molto chiaro, cioè abbiamo visto come si può passare dal un discorso di sistema illustrato dal professore a degli strumenti concreti per agevolare sia le grandi aziende, ma in particolare i piccoli coltivatori, che sono quelli più diciamo più a rischio di non riuscire a rispettare i regolamenti. Lo approfondiremo poi nel prossimo webinar, in cui parleremo proprio ad hoc di questo tema. Passiamo adesso al discorso di analizzare il rischio di deforestazione con le potenziali emissioni di gas serra e passiamo quindi la parola alla dottoressa Maria Vincenza Cinzia Chiriacò, ricercatore senior della divisione Climate Change Impact on Agricultural, Forest and Ecosystem Services dell'Euro Mediterranean Center of Climate Change. Prego. Sì, grazie. Eccoci, buongiorno, spero che mi sentiate bene. Sì. e che si veda anche la presentazione, spero. Mi confermate? Si vede benissimo, Cinzia. Perfetto, allora scusate, però io non vi vedo, però va bene, uguale. Benissimo, allora sì, appunto come è stato introdotto, appunto vedremo un piccolo lavoro, uno studio che stiamo conducendo per capire effettivamente qual è il rischio di deforestazione e quali sono le emissioni globali di gas ad effetto serra collegate all'espansione di diversi oli vegetali. Allora, una piccola overview. A livello globale ormai noi produciamo più di 200 milioni di tonnellate di olio ogni anno, di olio vegetale, e di questa grande quantità ovviamente l'olio di palma e l'olio di palmisto sono quelli che vengono prodotti e utilizzati in maniera maggiore, coprendo quindi insieme il 40% della produzione globale, seguiti poi dall'olio di soia, di colza e di girasole, che coprono il 28, il 12 e il 9%. Come è già stato detto anche nelle presentazioni precedenti, soprattutto dal professor Pettinella, alcuni di questi oil crops, quindi di queste colture oleaginose, sono tra i principali drivers di deforestazione, insieme ovviamente ad altre commodities come abbiamo visto la carne, il legname stesso, caffè, cacao, eccetera, però appunto olio di palma e olio di soia sono proprio tra i primi drivers di deforestazione. Quindi l'olio di palma è sicuramente l'olio vegetale più utilizzato al mondo, più consumato al mondo, ma allo stesso tempo è stato anche tra i più criticati, proprio perché abbiamo assistito ad una perdita di ad una deforestazione, quindi ad una perdita di foreste primarie per l'espansione delle piantagioni di olio di palma, soprattutto quindi negli anni scorsi, nei decenni scorsi, soprattutto in Indonesia e Malesia, dove l'olio di palma appunto è prodotto e sono i paesi principali di produzione, circa l'80% dell'olio di palma è prodotto in questi due paesi. Allora, questa critica, diciamo, questa forte critica all'olio di palma ha prodotto due diverse risposte, e soprattutto nel suo utilizzo nel settore alimentare. Infatti, da una parte, alcuni attori, alcuni players del settore agroalimentare hanno deciso di produrre o utilizzare olio di palma che fosse deforestation free, quindi certificato come deforestation free, quindi non proveniente da una supply chain che appunto ne prevede la deforestazione. E dall'altro lato invece altri attori hanno scelto di sostituire l'olio di palma con altre tre alternative appunto tra gli oli vegetali disponibili a livello globale, quindi principalmente soia, colza e girasole, sia perché appunto questi tre oli sono i più disponibili appunto, ma anche perché hanno delle caratteristiche organolettiche, se vogliamo, simili a quelle dell'olio di palma e quindi possono, diciamo, renderli dei sostituti, dei possibili sostituti. Allora, noi ci siamo chiesti, tra queste due alternative, cioè usare olio di palma certificato deforestation free o sostituire l'olio di palma con altri oli vegetali, quindi abbiamo queste due alternative, ci siamo chiesti qual è
la migliore soluzione, soprattutto andando ad analizzare il potenziale rischio di deforestazione delle due scelte e le totali e le emissioni totali di gas ad effetto serra che possono generarsi. Quindi ecco un po', se vogliamo, uno studio che guarda un po' al futuro, no? Quindi abbiamo visto nella presentazione precedente molto interessante di Satelligence, no? Come si può tracciare quello che accade già, però qui noi abbiamo costruito degli scenari, abbiamo detto cosa potrebbe succedere in futuro se noi andassimo a fare, a scegliere insomma una delle due opzioni. E quindi abbiamo ipotizzato degli scenari futuri, sia l'utilizzo di palma di olio di palma deforestation free, che appunto la sostituzione dell'olio di palma con un mix di tre oli, quindi di soia, colza e girasole, e abbiamo analizzato la produzione e quindi il rischio di deforestazione e le emissioni totali che si potrebbero generare nei principali tre paesi di produzione di ciascuno di questi oli alternativi. Quindi abbiamo analizzato Brasile, Stati Uniti e Argentina per la soia, Canada, Cina, India per la colza e Russia, Ucraina e Argentina per l'olio di girasole. Poi attraverso l'analisi di vari dataset, tra cui anche FAOSTAT, abbiamo determinato quindi quale dovrebbe essere la quantità di ciascuno di questi oli necessaria per sostituire l'olio di palma e quale dovrebbe essere l'area in più che dovremmo andare a coltivare con questi oli per appunto sostituire l'olio di palma. Per fare questo abbiamo costruito un algoritmo di espansione basato su una serie di criteri e di dataset che sono disponibili a livello globale, che si basano principalmente su un criterio di esclusione. Quindi abbiamo ipotizzato che nella ipotetica espansione degli altri oli in sostituzione dell'olio di palma, questa espansione non avvenisse mai sulle aree protette, sulle aree indigene, sulle aree già coltivate con quel oil crop, con quella coltura oleaginosa, e sulle aree che si presentano poco suitable, che sono quindi poco vocate, diciamo, per quella coltura da olio. Abbiamo poi invece individuato degli inclusion criteria, quindi dei criteri di inclusione, e in questo caso in realtà abbiamo considerato tutti i possibili usi del suolo, tra cui anche le foreste, ovviamente, che erano il nostro target di analisi. E poi abbiamo definito dei criteri di priorità, e cioè questa espansione, quindi degli oli alternativi, avviene attraverso una dinamica spaziale, appunto con dei criteri di priorità, ipotizzando che dapprima l'espansione di una coltura oleaginosa avvenga in aree già coltivate, accanto a quelle già coltivate della stessa coltura oleaginosa, quindi per prossimità. Poi chiaramente che siano aree suitable, quindi vocate per quella determinata coltura, e che siano anche poi vicine alle infrastrutture stradali, perché abbiamo ipotizzato che chiaramente un'espansione agricola avviene più facilmente se c'è un'infrastruttura stradale che ne permette poi la raccolta e la lavorazione dell'olio, dei semi, diciamo, per produrre olio attraverso appunto il trasporto delle infrastrutture stradali. Ecco, allora questa è un po' una mappa, un risultato che noi abbiamo ottenuto. Sono appunto queste mappe di espansione potenziali che noi potremmo avere in futuro qualora noi volessimo sostituire l'olio di palma con questi oli, colza, girasole e soia nei principali tre paesi di produzione. Allora, vedete, ci sono delle aree in verde, delle aree in giallo e delle aree in rosso. Allora, le aree in verde rappresentano la potenziale espansione di quella coltura oleaginosa se volessimo sostituire il 25% dell'olio di palma. Quelle in giallo invece si sommano a quelle verdi qualora volessimo sostituire il 50% di olio di palma con quella coltura, e quelle rosse invece si sommano a quelle gialle e quelle verdi se volessimo sostituire il 100% dell'utilizzo di olio di palma. Allora, cosa ci dice questa mappa? Ci dice tantissime cose, però ci dice che questa espansione degli altri crop negli altri paesi potrebbe andare ad interessare una certa superficie forestale, e addirittura potrebbero essere da 22 a 43 milioni di ettari di foresta che sarebbero a rischio di deforestazione in questi paesi. Quindi possiamo dire, diciamo, a livello globale, perché coprono la maggior parte della produzione, ma addirittura in realtà questa quota potrebbe anche aumentare se poi andiamo a guardare effettivamente anche tutti i paesi. Quindi ecco, questo intanto è un dato interessante, cioè ci sono degli ettari di foresta che sarebbero ad alto rischio di deforestazione qualora noi andassimo a sostituire il 25, il 50, il 100% di olio di palma con altri oli. Ma il nostro target in questo lavoro era anche quello di andare a capire quali fossero le emissioni totali di gas ad effetto serra, e quindi nel momento in cui appunto un'espansione avviene su un'area forestale, abbiamo visto anche qual è il carbon stock, quindi la quantità di carbonio che è stoccata in quelle foreste, e che con un'espansione agricola su queste foreste noi andremo inevitabilmente a perdere. Abbiamo quindi utilizzato in questo caso i dati
di FAO, dal Forest Resource Assessment, il più recente che è del 2020. In più abbiamo anche considerato tutte le emissioni antropogeniche di gas ad effetto serra che si generano lungo il ciclo di produzione, quindi abbiamo effettuato un calcolo di life cycle assessment, in questo caso considerando solo la carbon footprint a livello di campo, quindi abbiamo considerato tutti gli input necessari per produrre i tre oli alternativi e anche l'olio di palma ovviamente, e in termini di fertilizzanti, concimi, il trattore che deve andare in campo, quindi il consumo di diesel, e abbiamo quindi costruito così l'inventario delle emissioni che si aggiungono a quelle della perdita di carbonio forestale. Ecco, in questa slide abbiamo quindi in realtà appunto un po' i risultati. Allora, vedete, ci sono l'olio di palma prodotto in Malesia ed Indonesia e poi abbiamo l'olio di soia, di colza e di girasole prodotto in ognuno dei tre paesi in cui li abbiamo analizzato. Quello che sicuramente si vede, diciamo, facilmente è che l'olio di palma è sempre quello che ha emissioni minori per una tonnellata di olio che viene prodotto rispetto a tutti gli altri oli nei vari paesi. In particolare la componente azzurra di questa barra è dovuta appunto alle emissioni da life cycle assessment, quindi quelle durante il ciclo di produzione, e invece la parte verde rappresenta appunto le potenziali emissioni da deforestazione. Perché potenziali? E perché anche sono, vedete, rappresentate in maniera leggermente diversa nella tessitura di questo colore verde, perché abbiamo anche fatto una piccola analisi dell'effettiva potenzialità di rischio di deforestazione, andando ad analizzare i trend storici di deforestazione e anche andando ad analizzare le politiche che ognuno di questi paesi analizzati ha messo in atto per proteggere le proprie foreste. Quindi in alcuni paesi, dove per esempio Brasile, Argentina, purtroppo il rischio di deforestazione è molto elevato, e in altri paesi invece, come per esempio la Russia e l'Ucraina, in realtà sembra che non ci siano dei grandi trend, o comunque ci sono delle politiche di protezione, per cui in realtà anche negli Stati Uniti questo rischio risulta essere molto ridotto. Ecco, al netto di tutta questa analisi, noi comunque vediamo che l'olio di palma è uno dei minori ad avere un impatto in termini di tonnellate di CO2 per tonnellata di olio prodotto, e soprattutto se noi andiamo a sostituire una tonnellata di olio di palma con gli altri oli, le emissioni di gas ad effetto serra potrebbero aumentare addirittura fino al 31% se sostituiamo il 100% di olio di palma con altri oli. Invece, se noi consideriamo la produzione di olio di palma deforestation free, questa parte verde, appunto nelle due barrette dell'olio di palma, tenderebbe completamente ad azzerarsi, e quindi andremo invece addirittura ad avere una riduzione dell'89% delle emissioni attuali della produzione di olio di palma. Quindi ecco che, tornando alla nostra domanda iniziale, cioè meglio usare palm oil, olio di palma deforestation free, o è meglio sostituire l'olio di palma con gli altri oli vegetali? Ovviamente la risposta, diciamo, è quella, ci sembra, insomma, sia in termini di ridotto rischio di deforestazione che in termini di emissioni globali, risulta che ovviamente la soluzione migliore sembra essere l'utilizzo di olio di palma proveniente da una filiera deforestation free. Grazie, grazie dottoressa, molto chiaro. Quindi potremmo dire che, confermare che, diciamo, la migliore alternativa all'olio di palma è l'olio di palma sostenibile. Sì, esatto, esatto. Ecco, in questa grande diatriba che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, esatto, se l'olio di palma ha causato dei problemi, la migliore alternativa è proprio quella di continuare ad utilizzare l'olio di palma come è stato fatto, ma accertandosi che questo provenga da una filiera assolutamente deforestation free. Molto bene. Gli altri oli appunto potrebbero causare dei problemi anche maggiori a quelli che abbiamo osservato in passato di deforestazione e di emissioni, quindi sì. Ok, allora passiamo all'ultimo intervento, quella della dottoressa Eva Lessi, responsabile sostenibilità del WWF. Come ho già detto, ricordo che WWF fa parte dei membri fondatori dell'RSPO, la Roundtable of Sustainable Palm Oil, che ci dirà il punto di vista del WWF su questa tematica, quindi sulla tematica di come l'olio di palma possa essere un problema, ma possa diventare anche una soluzione, se sostenibile, verso l'ambiente e verso anche la sostenibilità etico-sociale. Parola a lei, dottoressa.
Salve, buongiorno a tutti. Mi vedete correttamente la mia presentazione? Perfetto. Si vede benissimo. Benissimo. Sì. Grazie. Grazie. In realtà la mia presentazione arriva alle stesse conclusioni a cui è arrivata la dottoressa Kiriakou che mi ha preceduta. Però mi piaceva cominciare proprio raccontandovi il perché. Oggi dobbiamo parlare di olio di palma perché dobbiamo parlare di sostenibilità. Sapete che quasi nulla è illimitato sul pianeta, soprattutto quando parliamo di risorse, una lezione che l'umanità sempre di più fatica a recepire, abituata a sfruttare più del dovuto tutto ciò che la natura offre. Ecco, ora le conseguenze sono molto visibili, sono più visibili che mai, e a confermarcelo nel 2022 è uno studio dello Stockholm Resilience Center che ci dice che abbiamo superato anche il sesto limite planetario, proprio quello che riguarda il consumo di acqua dolce. Questi 9 grandi limiti planetari sono delle soglie che l'umanità non avrebbe mai dovuto superare se vogliamo continuare a preservare gli ecosistemi e a vivere in condizioni favorevoli alla nostra vita. Un dato allarmante che ancora ci ricorda quanto sia reale l'impatto delle nostre azioni sul pianeta. E a dir la verità, la scienza non è mai stata veramente così chiara. Avete sentito da tutte le relazioni che mi hanno preceduto quanto i dati scientifici ci raccontino una verità, siano tanti e molto robusti e raccontino proprio che stiamo attraversando un decennio assolutamente decisivo per il futuro dell'umanità sulla Terra. Io lavoro per la più grande organizzazione ambientalista al mondo, la sfida è immane, il WWF prova ad affrontarla individuando dei grandi obiettivi a livello mondiale: arrestare la perdita di biodiversità e la perdita di habitat naturali, arrestare le estinzioni che sono innescate dall'uomo, stabilizzando e incrementando quelle che sono le popolazioni naturali, dimezzando l'impronta ecologica dei nostri sistemi di produzione e consumo e dimezzando le emissioni di gas serra. Ecco, lo facciamo lavorando su tanti aspetti e forse è meno noto quanto il WWF oggi concentri la propria azione e sulle foreste, sì, che forse è facile, ma anche sui sistemi alimentari. Lavoriamo sull'energia, sull'inquinamento e lavoriamo sui sistemi alimentari. Perché? Perché oggi i sistemi alimentari, e quindi tutti quelli che producono, tutte quelle commodity che partecipano anche alla nostra alimentazione quotidiana, come per esempio l'olio di palma, oggi hanno un problema molto serio nei confronti del pianeta. 3/4 dell'ambiente terrestre, 2/3 dell'ambiente marino sono stati significativamente modificati dalle attività umane. Più di 1/3 della superficie terrestre, il 75% delle risorse di acqua dolce sono ora destinate proprio alla produzione di colture o all'allevamento del bestiame. Un dato eclatante: l'80% della perdita di biodiversità globale è causata dall'agricoltura e dal sistema alimentare globale. L'estinzione riguarda specie terrestri e marine. E ancora oggi l'agricoltura consuma il 40% di quella che è la superficie terrestre ed è in gran lunga l'attività che usa più terreno in assoluto, e la maggior parte di questo 40% include i terreni migliori. Ma non ci basta l'agricoltura per creare tutte le commodity che ci servono, si sta ulteriormente espandendo. E dove si espande? Si espande prioritariamente all'interno delle foreste tropicali, nelle savane, che però sono fondamentali per la stabilità del pianeta, specialmente come pozzi di carbonio, come riserve di biodiversità. Nel 2019, ma il dato viene confermato anche successivamente, il 90% della deforestazione tropicale è stata proprio dovuta all'espansione dei terreni agricoli. Abbiamo perso, se vogliamo raccontarla in maniera un po' più così semplice, abbiamo perso ogni 6 secondi un'area di foresta pluviale primaria grande quanto un campo di calcio, soprattutto per far spazio alle piantagioni. E i relatori che mi hanno preceduto li hanno raccontato chi sono i 7 giganti che dominano la deforestazione
alimentazione mondiale. Abbiamo già sentito parlare di bovini, di olio di palma, di soia, di cacao, di gomma, di caffè, anche di legno, responsabili di una deforestazione incredibile, soprattutto nelle nostre foreste, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra, che sono state anche nominate, anche in maniera contenitiva rispetto alla riduzione della deforestazione. Sappiamo che oggi il sistema alimentare utilizza emette il 37% di tutte quelle che sono le emissioni antropogeniche di gas serra, e quindi è uno dei principali responsabili del cambiamento climatico in atto. E quindi tutti questi insieme, tutti questi problemi, tutti questi numeri, questa grande carrellata ci ricorda quanto sia importante oggi agire anche sull'agricoltura e quindi sull'espansione dell'agricoltura. E in ordine, e volendo ancora parlare di quanto appunto è importante guardare i dati e vedere come un'inversione di rotta rispetto a come sta andando il pianeta sia quanto mai urgente per il presente, ma anche per il futuro delle persone in Italia e in tutto il resto del mondo, in particolare ricordando quanto, una cosa che spesso scordiamo, la nostra salute sia inscindibilmente legata a quella degli ecosistemi da cui noi stessi dipendiamo. Dobbiamo innescare dei cambiamenti significativi e di enorme portata per adottare subito un futuro sostenibile a partire da come produciamo e consumiamo il cibo. Ecco, il mondo, abbiamo parlato tanto di emissioni di gas serra, il mondo non potrà fermare l'impatto del riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali senza eliminare la deforestazione e la conversione di tutto le catene di approvvigionamento delle materie prime globali. È tempo di trasformare tutti quelli che sono i nostri sistemi di produzione per soddisfare la domanda, ma in modo sostenibile. Di numeri dell'olio di palma ne avete sentito parlare tanto. L'olio di palma e i suoi numeri, se prodotto in maniera non responsabile per tutto quello che vi hanno già raccontato nel corso di questa mattinata, può avere impatti devastanti sulle foreste, sulle specie, ma anche sulle comunità, con conseguenze drammatiche anche sul cambiamento climatico. Oggi l'Indonesia, la Malesia, lo abbiamo già sentito, costituiscono quasi l'85% dell'offerta globale, ci sono altri oltre 40 paesi che producono questa commodity. Quello che arriva nel nostro paese prioritariamente proviene da Malesia e Indonesia, anche se ci sono quote importanti anche di prodotti sudamericani. Nonostante i vantaggi produttivi, la versatilità del prodotto, la produzione convenzionale, cioè una produzione non sostenibile di olio di palma, presenta ancora veramente molti problemi. Lo abbiamo sentito, le foreste pluviali e tropicali, le torbiere sono grandi serbatoi di carbonio, per cui la distruzione è dannosa per il cambiamento climatico, per la biodiversità, la conversione delle torbiere e delle foreste paludose per la creazione di nuovi piantagioni provoca fino all'1% delle emissioni globali di gas serra nel sud-est asiatico. Ecco, sono tutte attività come anche l'uso dei fertilizzanti, l'uso del carburante per quanto riguarda i macchinari, il trasporto, la lavorazione, le sostanze chimiche che vengono utilizzate nelle piantagioni possono inquinare le aree circostanti. La produzione convenzionale di olio di palma è piena anche di sfide sociali lungo tutta quella che è la catena di approvvigionamento, quindi vi sono anche conflitti tra le comunità, per esempio, e si verificano anche casi di lavoro con salari non equi, condizioni di lavoro non sicure. Ecco, qual è la visione di WWF, volendo proprio raccontare alla fine di questa giornata in cui si parla di olio di palma? La visione di WWF racconta come sia necessario fermare la conversione degli ecosistemi naturali, assicurando che la produzione, il commercio e il consumo di olio di palma siano responsabili. Quindi che l'olio di palma protegga, ripristini e connetta tutti i paesaggi e porti benefici alle persone e alla natura. Olio quindi con origini conosciute, quindi tracciabili, prodotto senza convertire le foreste nel rispetto degli ecosistemi ad alto valore di conservazione, prodotto con pratiche culturali che siano rispettose
e preservino le torbiere, non provengano dalla conversione di piantagioni di aree sottoposte, per esempio, a incendi, che proteggano anche i diritti dei lavoratori delle comunità locali, rispettando il principio del consenso libero, preventivo, informato, che promuovano lo sviluppo dei piccoli produttori che siano indipendenti. A lungo si è parlato del boicottare l'olio di palma. Nel 2015 c'è stata in Italia forse la campagna più grande di boicottaggio di quest'olio, che è improvvisamente scomparso soprattutto da tutto l'alimentare. Stavamo andando in una direzione, per quanto riguarda il settore alimentare, importante anche di certificazione, poi invece quest'olio è scomparso e è diventata addirittura un'etichetta in una estrema semplificazione, ma come ricordava la dottoressa Chiriacò, che mi ha preceduta, boicottare non è la soluzione più efficace. Bastano pochi numeri che lei ha dato, che ci dicono che è l'olio più efficiente e che usa da 4 a 10 volte meno suolo. Se la produzione di olio di palma diminuisse, se non lo usassimo più, gli impatti verrebbero solo spostati altrove, in altre catene del valore che sono anche meno efficienti di quest'olio e di questa produzione, con conseguenze che potrebbero essere anche maggiori a causa proprio della versatilità di quest'olio. Il passaggio a altri oli potrebbe non essere neanche fattibile. Pertanto, per affrontare tutte le sfide, è necessario incoraggiare una produzione sostenibile di olio di palma lungo tutte le catene del valore. È importante ricordare che il fenomeno della deforestazione, peraltro, non è solo correlato all'olio di palma, ma a tutto il settore agricolo, l'abbiamo visto prima, anche quelle di altre colture oleaginose, e che quindi la certificazione di sostenibilità dovrebbe in realtà interessare tante commodity oltre all'olio di palma. Anche per queste ragioni, spestarci proprio dall'utilizzo dell'olio di palma, che in quanto a certificazione è un olio molto avanzato, potrebbe addirittura amplificare i problemi e spostarli anche altrove. Oggi abbiamo molti tipi di certificazioni e per definire le migliori pratiche, fornire delle guide, verificare anche la produzione sostenibile, esistono tanti organismi. Per WWF, il RSPO è lo standard più completo, robusto, ampiamente conosciuto e utilizzato. Oggi, se non sbaglio, se i dati non sono aggiornati, potete correggermi, i membri della RSPO sono circa 5.000 in tutto il mondo, vanno dai coltivatori, produttori di beni di consumo, rivenditori, investitori e ovviamente ONG. L'area è in crescita, oggi dovrebbe essere l'area sottoposta a una produzione sostenibile certificata, dovrebbe essere circa 4,5 milioni di ettari, e la produzione continua ad aumentare e è in costante crescita. Il WWF ogni anno valuta quanto e come le aziende rispondano a questa chiamata, perché è una vera e propria chiamata alle armi per evitare la conversione, la distruzione di foreste e passare a un olio di palma certificato lungo tutta la catena del valore. E quindi esiste un Palm Oil Buyers Scorecard, ed è un esame di tutti i principali retailer, produttori di beni di consumo, aziende dei food service che spaziano tra tutti i più grandi brand globali, e su questi il WWF ha alzato, diciamo, l'asticella su quelle che sono le aspettative nei confronti di queste aziende, affinché proprio queste aziende definiscano e intraprendano delle azioni che sono commisurate e servano proprio per accelerare, rispetto alle crescenti emergenze ambientali planetarie, le sfide climatiche ambientali, e si spostino quindi verso un olio di palma che sia sostenibile. Io vi ringrazio e ho concluso. Dottor Fontana, non la sento. Ok, grazie, molto, molto chiara e incisiva. Un'ultima domanda. Abbiamo visto quanto l'olio di palma sostenibile sia importante per il, diciamo, sia per il discorso della sostenibilità ambientale che anche per quella delle comunità che vivono in quelle aree.
Ma quali possono essere i benefici per le imprese utilizzatrici e retail? Cioè, quali sono le raccomandazioni che WWF dà al sistema imprese? Ecco, tutti i settori, i mercati dell'industria dell'olio di palma devono urgentemente intraprendere delle azioni che siano efficaci nel creare delle catene di approvvigionamento che proteggano le foreste, gli ecosistemi, ma anche le comunità locali. Ecco, stiamo affrontando, come abbiamo visto dalla mia prima slide, una decade assolutamente strategica per il futuro del pianeta, e quindi quello che WWF consiglia, chiede, è che le aziende accettino le proprie responsabilità e promuovano un approvvigionamento sostenibile di olio di palma, includendo azioni ampie, coraggiose, rapide di quanto non abbiano fatto finora. E quindi oggi è possibile realizzare un cambiamento di tutto il settore attraverso l'acquisto di volumi significativi e sempre più significativi di olio di palma certificato sostenibile, la cui filiera sia in linea con i criteri della RSPO. Perfetto, grazie mille, grazie a tutti i partecipanti, agli speaker e ai partecipanti. Ricordo che avremo altri due webinar su questo argomento, il primo il 16 di maggio, in cui parleremo di inclusione, innovazione, cooperazione e quindi della sostenibilità etico-sociale, con anche la partecipazione dell'NGO Solidaridad, e il 23 maggio avremo invece un'altra sessione in cui parleremo di certificazione e di greenwashing e consumo responsabile, con la partecipazione anche dell'NGO Cittadinanza Attiva. Grazie a tutti e buona giornata.